Questo è il video numero 5 del corso di incorniciatura conservativa realizzato dalla Rinaldin. Il corso, costituito da 14 video, è stato curato e presentato da Mal Reynolds, che è un'autorità riconosciuta in questo campo. In un altro video vi ho fatto vedere come possiamo preparare da soli le tasche angolari che servono soprattutto per le fotografie. In commercio, però, si trovano anche tasche angolari già pronte. Queste, ad esempio, sono le tasche angolari Mounting Corners in poliestere trasparente prodotte dall'Ineco. Quando le togliete dalla bustina si presentano così. Sono attaccate fra loro in strisce e vanno separate con un leggero strappo. La prima operazione consiste nel segnare i punti in cui le tasche verranno fissate. Ora piego la tasca angolare seguendo l'impostazione delle pieghe che vedo nella striscia di plastica. Poi ripasso le pieghe con l'osso. Tolgo la carta protettiva che ricopre l'adesivo e poi fisso la tasca in posizione. Stessa operazione per gli altri angoli. Alla fine infilo la stampa dentro le quattro tasche angolari. Le tasche poi non si vedranno perché verranno nascoste dal passepartout. La Rinaldin fornisce questo tipo di tasche in due dimensioni diverse. Questo è un altro tipo di tasche angolari. La differenza dalle precedenti consiste nel fatto che queste si presentano in strisce. Anche qui bisogna segnare i quattro punti in cui le tasche verranno fissate. Poi stacco una tasca angolare dalla striscia e la fisso in posizione utilizzando l'adesivo che sta al di sotto della tasca. Lo stesso per gli altri angoli. Alla fine inserisco la stampa dentro le quattro tasche angolari. Anche questo tipo di tasche è fornito dalla Rinaldin in due dimensioni diverse. Questo è un altro sistema di sorreggere la stampa senza fissarla con adesivi. Il sistema è costituito da delle strisce prodotte dall'Ineco che si chiamano Archival Mounting Strips. All'interno del pacchetto trovate strisce come questa. Ho tagliato una striscia in pezzetti da 3 cm. La striscia è composta da una parte adesiva ricoperta da carta protettiva e da una parte in plastica trasparente piuttosto rigida. Tolgo la carta protettiva che copre l'adesivo e applico la striscia sul cartone in modo che l'adesivo sia a contatto del cartone ma non della stampa. Solamente la parte di plastica rimane a contatto con la stampa. Continuo applicando i pezzetti di striscia sui quattro lati. Troverete tutti i prodotti per l'incorniciatura conservativa nel sito www.rinaldin.it.